prima di dire qualsiasi altra cosa, vi faccio notare l'estrema pulizia della Epic. Veramente mi sono dato da fare. Sembra nuova, pulita perfetta, tutta pulita con prodotti MacOff, dal drivetrain cleaner al bike protect alla fine. Spettacolo. Simone, se stai guardando questo video, mi aspetto un tuo commento con i complimenti, perché ci ho messo tutto me stesso. Qua sei lui. Ah, che chicca! E quindi senza far statale, da Dovia a Sagrado, tutto per strade secondarie. Siamo qua. Io qua forse mi metto solo ad andare subito lì, oppure attraversiamo. No, proviamo ad andare giù di qua. No, non puoi andare giù di là. Ritorno indietro qua. Andiamo su allora. Vai su. Uguale, vai tu. Attraversiamo l'Isonzo. Direzione Arapacis Medea più eventuale Quarin. Abbiamo fatto già tutto un mega trasferimento di 14 km lungo il parco dell'Isonzo e siamo usciti qua. Non sapevo sinceramente che si uscisse di qua. Ciao. Figata, bellissimo. La giornata non è il massimo, però ci siamo. Esaudiamo questo desiderio di andare a girare in MTB sul Quarin e l'Arapacis. Adesso attraversiamo la 34 in Lesse Gorizia. Ma sto ponte? Figata! Ah, peccato, la ciclabile era di là. Era di là la ciclabile. La ciclabile? Eh sì. Eh Ritorno a te, qui c'è la ciclabile? sì, c'era il segno. Là a destra c'è il Quarin, che forse potremmo puntare dopo, ma qua davanti, dietro a questo boschetto, c'è the one and only Arapacis Medea, quel cubotto di pietra lassù. Prima volta che ci giriamo in MTB. Boh, insomma, le Epic le regalavano. Le regalavano. Artail 2020, full, che hanno? 18. 18 con, no, senza brain sulla forca, ma con brain sul lamo. Bella, bella. Andiamo su questo rato per andiamo, ok. Siamo ai piedi della Rapacis. Andiamo su. Buongiorno. Andiamo su per sentieri sterrati. Qua tutto nuovo, Francesco, facci da guida, io non ho la minima idea. Dove vai tu? Vai, vai. Allora, questa è la chiesetta. Alla famosa chiesetta. C'è indicazione. Sì. Un'altra salita, no? Vista tante volte, ma non sono mai venuto. Bello. Sì, qua siamo a metà monte, dai. Sì. Sì. Adesso torniamo indietro, così siamo super di là. Sta interno. Sì, caro. Sì, caro. Peccato per la giornata, che non è proprio meteorologicamente super, però posto veramente figo. Thank you.
so, ho sentito, mi prendo spazio. Così ti lascio salire. Un po' di spazio a Matteo davanti, perché sul molto sconnesso non vedo le linee. Eccoci. Bello. Pighi subito. Pighi due. Pighi tre. Probabilmente ho già sbagliato, perché là c'era una deviazione. Non ero sicuro di dove eravate andati. Alla svolta al bigo ho detto boh, sempre dritto. Dritto. Prima discesa fatta, e preso anche le ortiche sulla mano, molto bene. Sinistra? The one and only salita di Borgnano. Amabile a 175 battiti. Se non si fosse capito, mi piace di più la salita della discesa. Ha già buttato su. Sì, ho già sentito. Vieni su con un po' più duretto. No, mollo, mollo. No, 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 troppo. Troppo. No, no. Troppo morbido. Venuto su col penultimo? No, troppo. Troppo morbido. No, il primo era dopo. Un passaggio. Allora? No. Bello, metto adesso il 50, dovevo metterlo 10 metri prima. Qua, come ci diceva il nostro buon local Francesco, siamo sbucati sull'ultimo pezzo della salita che abbiamo fatto prima per arrivare su in cima, e ci siamo. Nuovi sassi, maledetto.
facciamo di nuovo questo. Facciamo la flow line. Però prima di fare la flow line mi mangio una banana line. Che c'ho fame. Giro 2 concluso. Adesso facciamo un'altra discesa su quella che mi hanno detto si chiama flow line. Già di flow nei miei giri ce n'è sempre molto poco. Proviamo. Questi qua sono tutti i sentieri che potresti piacere a Destalles anche. Sì. Che ogni volta che andiamo in discesa ci ricordiamo di Andrea. Povero. Bello terra riportata questo, ma cavolo che lavorone che hanno fatto qua, guarda che roba. Bellissimo. Destra, sinistra, stretto. Spettacoloso, lo fanno fatto. Bello. Destra sinistra non è il tuo. Destra sinistra, ritmo ritmo. Si è perso il ritmo. Giù il piedino, ma solo a destra. Cazzo, anche io a sinistra sono messo male, eh? Anticipo sempre ma sbaglio. Vai vai, vado, sto fuori. Vai vai vai, 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 parti, faccio passare. Ciao. Mambi, ciao. Buttala dentro, Matteo. No, fine, ciao. No. Sul rilancino se ne va, mi smasi. Mamma mia, faccio schifo in discesa. No, io verso dentro non riesco a piegare su quelle strette, eh. E anch'io quelle strette non ce le ho. Ma perché non abbiamo tornanti in zona nostra? Non li facciamo mai. Oh, the passerel. Dopo dice che non ha freni. Oh. Buongiorno. Che rischio. Me lo ricordavo più in là. Me lo ricordavo più avanti. Ciao, buongiorno.
sbagliato linea. Bomba, sempre dritti, no? Torniamo su. Sì. Dopo 20 km a fuoco, appena partiti stamattina, e 10 km con 400 di dislivello, no, sono un po' stanchino. Adesso mangio la qualunque. Pedalare nella neve. Preparazione tecnica per il Bibione Bike Trophy. Si sprofonda da far schifo. Boh, facciamo l'ultima discesa. Dicevo, facciamo l'ultima discesa, sicuramente questo primo pezzo è la salita che abbiamo fatto già due volte oggi, e poi ho già perso i miei compagni. Sì! Bene, Matteo torna su. Sì, mi sono accorto. Boh, ma tanto mi rifaccio bello questo pezzo tecnico, mi è piaciuto tantissimo. Bello, così subito a fuoco. Dopo la pausa. Ma vado a destra. Grazie. No, ed ora è già fatta due volte. Buongiorno. Mi è piaciuto tanto, ho fatto tutta saltando. Bello. Per rompere il fiato così dopo la pausa. No, dopo la merendina. Porca miseria. Non ho più le tappe sta roba. Un po' di spazio, Matteo. Oh, compressione! Bello! Sì! Chiamamelo, no? No, a lui! Franci! Adesso che ho trovato il salto, dopo la compressione, me lo aspetto a ogni compressione. Dai, impariamo a fare le curve a sinistra, ecco, non così. Per picchi. Bello. Teniamo famiglia però noi, eh. Soprattutto me. Che ti chiamo che me la facevo sotto. Madonna, sono arrivato su sulla compressione.
ritorno su e dico, boh, sarà un'altra, no? Ho buttato l'occhio avanti, cazzo il drop. No, no. No, però adesso che la so, magari un pelino di più. Bella questa qua. Sì, qua è un po' più aperta. Però sono handicappato a fare le curve di qua. Ma tu arrivi in derapata perché è troppo stretta, cazzo. Sì, devi aiutare un po' il freno. Possiamo togliere dalla bucket list Arapaci su Medea. Adesso conosciamo i sentieri e possiamo anche girarci. Figo, figo, ci stava. Ovviamente la prima volta che vado su un sentiero già io sono un po' timoroso in discesa. Vado con i freni tirati. Però ci stava, molto bello. Mi è piaciuto. Prossima volta Francesco ci porta sul Quarin e poi facciamo un'altra volta un calvario. Bello, bello, ci sta. Alla prossima. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Noi rientriamo. Stavo già per salutarvi e invece strecciamo un po' l'orario di rientro per una chiesetta di Sant'Elia. Sant'Elia. Sotto a Fogliano. Non ho la minima idea. Boh, comunque andiamo su di qua. Chiesetta in Canada. Chiesetta in Canada. Sant'Elia. Proviamo di qua. Proviamo di lì? Sì. Se no era di là. Proviamo. Itinerario storico. Allora, sicuramente questa è in salita. Sempre cose divertenti noi, eh? 12% dopo 40 km, 44 a 19,5 di media. La vedo croccante, qua davanti. Quota 100. Quota 100 metri più in strada. Quota 100 per la pensione. Esatto. Sì. Siamo qua, eh. Proviamo ad andare a destra. Facciamo male. No, perché? Voglio vedere il baratro dall'altra parte. Sì, lo so. Ho capito. Non l'ho mai guardato da questa parte. Ebbene, sì. Il baratro, secondo me lì c'è ancora una svolta destra, costeggiamo. Esatto, era quello che pensavo anch'io. Il limite 30 e poi andiamo su di là. Però mi faceva gola vederlo da questa parte, perché quando siamo su là sembra veramente, secondo me devi andare fino alla punta. Sì, sicuro, per vederlo bene, secondo me devi andare fino, che non rende mai quanto è ripido e quanto è imbucata la compressione. Invece è tanto. Troppo? Troppo? Guardalo, un muro, eh? Un muro, sì. Un muro. Però ho visto che lì a destra c'è un sentierino. Anche qua ce n'è uno, questa pista bianca qua, sulla sinistra. Sì, sì. Sembrerebbe di sì. Lo vedevo. Ma vado a vedere. 20 metri. Questo qui è il mitico baratro, noi lo chiamiamo così. In pratica noi arriviamo dalla strada forestale lì, giriamo intorno allo scavo di qualche tipo di impianto non ben definito e poi andiamo o su dritti per dritti di qua, o di solito noi andiamo a sinistra, quindi costeggiamo, diciamo, questa specie di dolina naturale. Invece qua c'è un single qualcosa. La nostra idea adesso è girarci intorno, restare in alti in cresta e dopo probabilmente andare giù di là. Let's try.
Io direi destra. Anche io direi destra. Sì. Bello questo. Questo è un buon collegamento. Sicuro. Possiamo usarlo anche per venire su ogni tanto. Oppure per fare un anello, magari la sera con quella salita famosa là, fare l'anello in salita, andare giù di qua, fare l'anello in salita, fare il single, quello bello che abbiamo scoperto. Viene un bel giro, proveremo in notturna. Andiamo giù di qua? Sì. Dopo andiamo a sinistra? Andiamo giù a sinistra o vuoi fare il single? Di Pisi? Ma se vuoi. Sì, sicuramente dobbiamo andare a sinistra. Valutiamo, dai. Mi sbasi, interno. Ti lascio lo spazio. Dai, che ti lascio. Ti lascerò lo spazio nel sentiero. Cosa facciamo? Single Pisi? Sì. Grande. Questo è esattamente il caso cui fanno sempre riferimento le nostre mogli quando ci dicono: sì, ma voi siete fuori, state rientrando e dovete decidere se allungarla o se tornare a casa diretti. Cosa scegliete? E noi torniamo a casa diretti. Facciamo il single Pisi. Siate sinceri e scrivetemi nei commenti che cosa fate voi. Se di fronte alla scelta fra rientro diretto a casa o ultimo sentiero, scegliete l'allungo del giro. Finita la staccionata, adesso facciamo un single per scendere a Polazzo, che ci ha insegnato un nostro amico, costeggiando il recinto. Questo è il famoso single Pisi. Abbiamo ribattezzato noi così in onore del buon Angelo che ce l'ha fatto scoprire. Era qua a sinistra? No, destra, destra. Sì. Sì, Matteo. No, già, Matteo, sto perdendo ritmo. Era qua. Scusate, ci siamo persi, è la seconda volta che lo facciamo. Bravo. Epic Evo. Sono esterrefatto ogni volta da quanto scorre questa bici.
bellissimo. Rientriamo. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento se vi va. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Oggi chiudo io il video perché Matteo è sempre davanti. Siamo andati a Medea, siamo tornati e abbiamo fatto la variazione per Fogliano e Pollazzo. Ci vediamo alla prossima.